Eccoci qua, allora, sempre col buon Andre. Oggi, stranamente, stiamo andando di nuovo in officina da Biking, quindi andiamo a salutare. Bella, buongiorno. Buongiorno a tutti, ragazzi. Incredibilmente, mi tolgo un attimo l'occhialino, aspetta, vado avanti così ti inquadro anche a te. Incredibilmente, dal vlog precedente, la mia bici è nello stesso identico posto. Ma guarda caso, eh? Che cose incredibili. Allora, come avete letto dal titolo, oggi, dato che abbiamo un atleta attempato e un preparatore fresco fresco, andiamo a trattare il tema delle sospensioni. Quindi, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di, banalmente per alcuni, il gonfiaggio delle sospensioni. Quindi, come si gonfiano? Cosa vuole dire settare alte, basse, ritorni? Tipo un allenamento? E insomma, come bisogna settare il sag della bici, come fare le regolazioni di base sulla bicicletta. Allora, io direi che oggi partiamo con un qualcosa di base e generico e poi, se vi fa piacere, lasciate un commento qua sotto. Facciamo anche una prova pratica sul campo per spiegare cosa bisogna guardare, come e dove regolare. Perfetto. Potrebbe essere una buona idea? Ci stiamo. Ok, partiamo dall'inizio. Allora, la batteria mi potrebbe abbandonare da un momento all'altro, ma noi iniziamo. Iniziamo dall'ammortizzatore o dalla forcella? Per comodità partiremo dalla forcella. Perfetto. Dove semplicemente ha sulla sinistra il tappo dell'aria. È una valvola a Schrader come quella delle macchine, se vogliamo. Quindi possiamo gonfiarla col compressore? Meglio di no. Perché? Perché col compressore non abbiamo una lettura adeguata e specialmente è importante nella fase di gonfiaggio avere sotto controllo la pressione esatta di quello che stiamo facendo e portare su l'aria a una velocità moderata. Okay. Se noi andassimo a pressioni molto alte in poco tempo avremo uno scompenso delle camere, positiva e negativa, dove ci verrebbe poi difficile equalizzarle e avremo una forcella che lavora in maniera sbagliata. Okay. E specialmente ci troveremo che magari pensiamo di avere una pressione e invece quando andiamo nei sentieri, mentre prende colpi si equalizza e ci troviamo poi alla metà della pressione che abbiamo mostrato inizialmente. Quindi questa qua è una fase cruciale. Quindi adesso stai sgonfiando l'ammortizzatore. Ok, è una cosa che facciamo noi, che ci fa il negoziante? Potete farlo sia voi a casa che il negoziante. L'importante è quantomeno prendere traccia di quello che è la pressione attuale. Ok. Quindi... attualmente segna 90,5 PSI. Okay. Si misura sempre in PSI per convenzione, diciamo. Si può misurare in bar, però il PSI misura molto più accuratamente la pressione interna alla forcella. Adesso sgonfiamo tutto. Piano piano, sempre, quindi usando la pompa col pulsante sgonfiamo la forcella e vediamo che pian piano si comprime. Non vogliamo svitare completamente la valvola e far schiattare tutto velocemente, perché potremmo incappare nello stesso problema che dicevo prima dell'equalizzazione delle camere. Quindi ci troveremo magari la negativa che è compressa totalmente allo stelo praticamente della forcella che si comprime e fa un risucchio. In questo modo riusciamo a tenere le camere, diciamo, equalizzate e avere uno scompensamento inferiore, diciamo, delle camere. Quindi adesso è diventata una forcella da XC o grave, diretta drag racing. Ok, come è contento che abbiamo detto drag. Non sapete, ma la sera fa drag e non drag race. Arrivati a questo punto possiamo in realtà anche controllare quanti token abbiamo all'interno. Cosa sono i token? I token non sono altro che dei riduttori di volume. Sono fatti in questa maniera, sono impilabili. Posso metterne quanti ne voglio. C'è un numero limite dettato dalla forcella stessa. Se andate a vedere tramite il numero seriale della forcella, che sia RockShox o che sia Fox, c'è scritto tutto la quantità massima
che può sostenere la forcella prima di andare a pacco. Sono universali, sono per brand? Di solito sono tutti per brand, a meno che non siano diciamo dei token diversi, che sono magari i Neopos di Formula, che siano i Pro Impact di Andreani, che hanno una funzione ancora diversa. Questi sono prettamente token rigidi, duri, e tolgono volume all'interno della camera. Infatti c'è scritto che toglie 10 cc di volume d'aria all'interno della forcella. Aggiungendo più o meno token, cosa cambia? Cambia che aggiungendone togliamo volume d'aria. Togliendone succede che la parte finale della forcella sarà sempre più dura da comprimere, quindi abbiamo la rampa di progressione sempre più accentuata man mano che raggiungiamo il fine corso della forcella. Se noi non avessimo neanche un token, avremo una forcella più o meno lineare, il più possibile lineare. Cosa vuol dire? Che dall'inizio alla fine dell'escursione della forcella abbiamo una rampa, progressione appunto della corsa della forcella, molto molto uniforme. Quindi senza arrivare a un fine corsa sostenuto. Okay. Di solito il token va usato quando a sag, quindi a pressione ideale del rider, arriviamo comunque a fine corsa. Ok. Se arriviamo a fine corsa, magari partiamo aggiungendone uno. Se ancora alla stessa pressione arriviamo a pacco, vuol dire che usiamo molto la bicicletta in maniera brutale, magari ne aggiungiamo finché aggressivi, finché ci va comodo. Okay. L'importante è capire se effettivamente il problema che arriviamo sempre a pacco è un problema che magari noi usiamo la bicicletta in maniera molto molto aggressiva, con drop molto grandi, e quindi andiamo a escludere queste variabili, oppure in utilizzo normale. Anche se era sbagliata la pressione. La pressione è sbagliata, o la taratura, diciamo, della parte idraulica va un po' più sostenuta. Ok, ci sono un sacco di variabili, ma molte variabili, sì. Le approfondiremo in un prossimo video. Questa qua è una bussola rasa, ok? A differenza delle bussole classiche, questa qua è tagliata a raso, in modo da non rovinare la forcella quando andiamo ad aprirla. Perché se no rischieremo di magari farla scivolare e rovinare la forcella. Quindi ora andiamo ad aprire. Ci vuole chiusa con la dinamometrica o a caso? Dinamometrica. Okay. Quello che sentite è il ginocchio di Andre in sottofondo, che ormai ha dato. In questo caso abbiamo 4 token. Belli. Dottor Viola. Belli. Questi qua sono per la 36, sempre da 10 cc, okay. Impilati a 4, quindi togliamo un totale di 40 cc. Quindi è bella progressiva? È molto progressiva la forcella. Okay. Se volessimo fare un tuning, potremmo banalmente toglierne 1, 2, 3 o 4 e avere già una forca completamente diversa. Però sarà per un prossimo episodio questo, vero? Yes. Ok. E allora, quindi qua dentro noi vediamo tutto nero adesso, sì. Oltre che le mie ciabatte. Dimmi. Sapevi di averne 4? No. È la prima volta che la vedo aperta. Buona cosa magari saperlo da subito, così capisci se la forcella vuoi che lavori in una certa maniera o un'altra, subito, per andare a capire come modificarla. Ok. Allora, telecamere spente, abbiamo deciso di toglierne uno, così facciamo una prova pratica, poi semmai tanto abbiamo quella sul campo da fare. Quindi passiamo da 4 a 3, intanto è tornato. Ciao! Oh, finalmente la vera mascotte, l'unico che lavora. Ok. Uno in meno. Uno in meno. Così. Belli però, color formula, mi piacciono. Sì. Ok, 3 e poi stasera si va a provarla. Quindi la chiudiamo a quanti newton metro abbiamo detto? 20,8. Perfetto. C'è scritto sul polso, vero? Fammi vedere. Ok. Adesso gonfiamo la forcella, quindi in maniera opposta a quella di prima. Ci butta dentro l'aria tutta assieme, un po' alla volta? No, è importante buttarla dentro un po' alla volta, magari 20-30 PSI alla volta, in modo da riuscire a fargli sempre questo movimento qua di equalizzazione. Ogni 20-30 va bene,
si dovrebbe sentire quando si riequalizza che in un momento preciso della corsa della forcella fa un leggero sfiato e non è altro che il passaggio di aria da qua a qua. Da dove? Aspetta che non l'ho ripreso. Dalla parte della camera positiva, okay, che finisce più o meno qua. Sì. Acqua sotto. Come siamo sicuri che non sia il nostro Andrea che ha scorreggiato? Perché c'è anche questa possibilità di venderlo vicino. Da dove esce il rumore? No, è stato Jack. Aria a fuoco. Una domanda. Come facciamo a sapere la pressione effettiva, dato che quando apriamo esce un po' d'aria? Allora, con questo tipo di forcella, di pompa qui, sì, abbiamo un sistema molto intelligente, okay, che ci permette di chiudere subito il passaggio e l'unica aria che esce, sì, è l'aria all'interno del tubo, okay, quindi l'unica aria che sentiamo sfiatare sarà quella presente nel tubo. Okay. Altre pompe che hanno sistemi diversi potrebbero far sfiatare qualcosina, essendo che magari rimangono un po' attaccate alla valvola. Ok. Solitamente non si perde più di 10 PSI. Quindi un po' di più. Però magari fare una controprova in base alla pompa che si ha. Con questa pompa qui non, il problema non esiste perché c'ha il sistema di sgancio rapido. Ok, ora andiamo a fare il sag o gonfia ancora un po'. La forcella è pronta. Ok. Si può provare. Come possiamo fare il sag? Allora, la base da cui partire. È importantissimo che quando andiamo a fare il sag tutte le regolazioni di compressione siano aperte. Ok. In questo caso abbiamo tutto aperto perché non abbiamo regolazioni di compressione, diciamo, a comando. Qui è completamente tutto sbloccato e quindi abbiamo la totale corsa della forcella disponibile. Se noi avessimo, non so, magari una forcella di quel tipo, questa, ok, che ha regolazioni di alte e basse velocità, noi vorremmo tutte le regolazioni aperte, specialmente le lente, okay, in modo da avere la totale libertà della forcella. Ok, ma questo sarà un altro video. Ok, quindi qua tutto sbloccato, tutto a zero. Cos'è questo anello scorrevole che sale e scende? Questo anello non è altro che un indicatore di escursione, quindi okay, ci aiuta, come se fosse anche solo una fascetta, come vedo spesso, a capire la corsa della forcella quando viene compressa. Okay. Nella nostra fase di sag è importantissima perché ci fa capire esattamente fin dove siamo arrivati di sag statico, okay, quindi peso del pilota sulla bicicletta. E se non ce l'abbiamo, dobbiamo avere un ottimo occhio perché non è un indicatore. Meglio averlo. Sì, meglio averlo. Ok. Come si misura il sag? Ultimo parametro. Il sag non è altro che la misura del pilota sopra la bicicletta, okay, in percentuale alla corsa della forcella. Okay. Quindi normalmente su una forcella da enduro BH, sì, si tende a prediligere un sag maggiore, quindi magari tra il 25 e il 30%. Ok. Dove invece su una forcella da cross country, che deve essere magari un po' più sostenuta, un po' più rigida, magari si arriva addirittura al 15%. Ah, ok. Cosa vuol dire questo dato? Che se io ho, ipotizziamo, 150 mm di corsa, sì, se volessi ottenere il 30% di corsa, sì, dovrei arrivare appunto al... Ok. Quanto fa? 30% di 150. Grilli che canta. Disselo tu. Quindi dovremmo avere 45. Nice. Okay. Quindi l'anellino, diciamo che sta qui. Ok. E basta. Una volta fatto questo setup qua, sappiamo che la forcella è regolata giusta per la nostra bicicletta. Possiamo spostarci sulle regolazioni poi di idraulica. Per chi le ha. Ok. E il rebound lo hanno tutte, non lo ha nessuna, lo ha solo... Dicevamo prima che la batteria finisse. Il rebound tutti, ce l'hanno tutte le forcelle, okay, chi meglio chi peggio, okay, però è sempre situato di solito sotto a destra, sotto,
È di solito sempre di colore rosso. Non funziona altro che come un rubinetto. Se noi andiamo a chiuderlo in senso orario, rallentiamo il flusso dell'olio in estensione. Quindi, cosa vuol dire? Compressione e estensione. La compressione non è altro che la fase in cui prendo l'impatto. Quindi, comprimo la forcella che va verso il basso. L'estensione regola la velocità in cui la forcella da compressa torna indietro. Perfetto. Se voglio andare a rallentare la velocità di ritorno, vado semplicemente a dargli dei click di chiusura. Come un rubinetto vado a praticamente chiudere il passaggio dell'olio. Abbiamo 21 click in questo caso. Totali. Non necessariamente tutte le forcelle hanno 21 click, dipende dalla tipologia di cartuccia, tipologia di marca, tipologia di un sacco di cose. Però l'importante è capire che il rebound deve stare in una mezza via, o meglio, in base alla pressione che ho nel lato aria, vado ad adeguare il ritorno di conseguenza. Perché? Perché se io gonfiassi la forcella a, dico numero a caso, 150 PSI, che è altissimo, ovviamente devo rallentare il ritorno, perché sennò avrei una forcella che mi rimbalza. Ok. Se invece, ipotesi contraria, avessi la forcella gonfiata a 50 PSI, probabilmente dovrei aprire molto il rebound per permettere alla forcella di estendersi, perché di per sé non ha forza di ritorno pneumatico. È importante che sia bilanciato bene il ritorno. Perché? Perché se io ho un ritorno troppo veloce, ho una bici molto nervosa, una bici che non vuole stare sul terreno e tende a essere nervosa, non segue le percezioni del terreno. E chi è per chi è indicato questo tipo di regolazione? Magari chi vuole una regolazione un po' più aperta sono chi ha piacere di saltare, avere più, diciamo, velocità nella risposta della forcella, e tendenzialmente sono chi comunque anche magari la tendenza appunto a saltare e fare salti grandi. Se io invece andassi al lato opposto, avrei bisogno di sono una persona che ha bisogno di avere più controllo del terreno, vedere che la bici rimanga sempre quella incollata a terra e copiare bene le imperfezioni del terreno. È importante che comunque non sia né troppo da una parte né troppo dall'altra. Perché? Perché se io fossi completamente chiuso, non avrei la forcella in grado di rispondere al ostacolo successivo una volta che si è compressa completamente. Quindi una giusta via di mezzo. Una via di mezzo, quello è importantissimo, e va adeguata in base alla pressione che abbiamo impostato di qua. Altra domanda, va regolato anche in seconda del trail, cioè sono in montagna, sono in bike park? Ma di solito sì, magari non serve per forza per tutti gli utenti andare a regolare ogni volta che vado a farmi in giro le sospensioni. L'importante è che ci sia una linea di base adeguata con cui ci si trova bene, senza esagerare sia né da una parte né dall'altra, insomma. Domanda, l'utente medio basta un click, due click dalla metà? Di solito è già percettibile in base alla forcella, da ogni due click magari si sente una bella differenza, quindi si basta poco. Però questo lo faremo nel blog più avanti. Importantissimo comunque, l'abbiamo notato prima, tenere sempre belle pulite, prima di tutto, e lubrificate le tenute della forcella, perché sembrava che la forcella si muovesse lentamente, e non appena abbiamo applicato un lubrificante apposito sui paraoli della forcella, già ha preso a scorrere molto più facilmente. Quindi non facciamoci ingannare da una ostruzione magari data dallo spazio. Anche quello conta. Sì. Io direi che secondo me per questo vlog possiamo concluderla qua della forcella, ma rifaremo, cosa diciamo, un episodio 2 sull'ammortizzatore, sempre se ci stai. Ci sto. E poi faremo una prova pratica sul campo, dove testeremo e capiremo cosa regolare e come regolare. Quindi se il video vi è piaciuto lasciateci un like e un commento, e ci vediamo al prossimo video. It sound right, boy.